mi conosce sa che io sono molto interessato alla parte istintiva musicale, cioè a quella che si sviluppa sviluppando moltissimo l'orecchio, no? Però questo non vuol dire che non bisogna praticare l'altra. Quindi io oggi volevo parlare di due cose. Da una parte l'aspetto tecnico, però c'è anche l'aspetto invece che viene poco trascurato, che è quello della propria voce, no? E quindi di cercare il proprio canto personale, ok? Quindi ci sono due cose, secondo me, che vanno approfondite per trovare la propria personalità. Da una parte lo studio del suono, quindi una cosa che va studiata molto in profondità, alla quale bisogna dare molto, molto spazio e tempo nello studio quotidiano, è il lavoro del suono. Dall'altra parte c'è lo sviluppo della propria personalità. La propria personalità non si trova nei pattern, negli esercizi, nelle scale, negli arpeggi, ma si trova esplorando interiormente il proprio canto. Cosa vuol dire trovare il proprio canto? Vuol dire essere connessi con il sentire, cioè quando io suono qualcosa, non è qualcosa che ho imparato. Voi siete preparati, sapete scale, accordi, armonia, avete il suono, eccetera, però poi dovete interagire con l'istinto, voi dovete interagire musicalmente. Ed ecco qui che entra in gioco il fatto della vostra pancia, del vostro sentimento. Il passaggio tra il suonare e tra il cantare e il suonare deve essere una cosa che non ha scalini, capito? Io devo riuscire a emettere un suono che è un canto, no? Per cui cosa devo fare? Devo esercitare tantissimo l'orecchio. Per esempio, io devo essere in grado di ascoltare un suono e di riprodurlo. Se io faccio pararara, devo riuscire a cercarla, a trovarla. Da, 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 da. Da, 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 da. Sembra facile, vero? Sembra facile, però se uno non è abituato, non è facile. Faccio un esempio ancora più avanti e poi mi fermo. Per esempio, se io studio un brano molto semplice come Now's the Time. Ecco, questo ho fatto un esempio di un esercizio di come si può studiare un tema. Ho scelto un brano molto semplice, sono tre note. Capito? Per avere questa relazione continua, in modo che questa cosa diventa per voi proprio focalizzata a un certo punto. Allora, ragazzi, andando ancora a un discorso, perché ho notato che ultimamente tanta gente, anche a me stesso, poi vedo che pubblicano su Facebook o su altri social, tantissimi video di assoli trascritti benissimo, che li suonano perfettamente, e questa è una gran cosa, ovviamente. Però la cosa, per diventare personalizzata, perché torniamo sempre all'argomento della masterclass, al titolo, come trovare la propria voce, no? Come poi si lavora in uno studio, in un assolo e avete trascritto. Allora, quando voi trascrivete il solo, fate un lavoro, anche se un chorus solo, non è che, perché certe cose sono difficili. Come si sfrutta in realtà questo lavoro? Qua c'è un solo trascritto. Se notate, non so se si vede, ci sono alcuni passaggi cerchiati, sono tra parentesi, non so se si vede, ce ne sono anche sotto, no? Cosa succede? Questi passaggi cerchiati qua
sono riferiti ad alcuni momenti che io trovo molto interessanti e che volevo sviluppare. E io come li isolavo? Faccio vedere come studiavo io, come studio. Per esempio, ci sono delle frasi che sono su una progressione che mi interessa, che sono per esempio 2, 5, 1. E qua la prima è do minore, fa settima, si bemolle, per esempio. Oppure ci sono delle frasi su un accordo maggiore. E mi interessava, perché ci sono quelle note di passaggio? Mi interessava quella combinazione lì. E le ho isolate. Qua ce n'è un'altra, che secondo me è bellissima, su un secondo quinto minore. Perfetto. Allora, una volta isolato questa cosa qua, cosa faccio? Io me la prendo, me la giro in tutte le tonalità, me la canto, ok? Me la canto, ma soprattutto me la risolvo come poi piace a me, con la mia fantasia. Ecco che quella frase lì diventa mia, ok? Per esempio, questa frase che vi dicevo sul secondo, quinto, primo, che secondo me è molto bella perché è melodicissima, sembra un tema, no? A un certo punto che Jarre fa... Ok? Gli accordi sono... No? Secondo, quinto, primo... No? Quindi, la frase è... Adesso stavo scendendo di semitono, no? Se io la canto, e già la risoluzione è diversa, cioè deve essere sempre un lavoro, non deve essere meccanico il lavoro, mi spiego? Deve essere tipo esercizio, no? La isolo, me la studio in tutte le tonalità, ma me la studio anche in tutte le risoluzioni che voglio, no? Questa è la frase, io posso, capito? Sentite che c'è sempre la musica, almeno io spero che ci sia, giusto? C'è sempre un discorso musicale dentro. Ecco come si lavora, secondo me, un solo. Io, per esempio, avrei bisogno di un metodo di studio che amalgami queste due cose. Se magari vuoi darci una dritta alla fine. Allora, sì, certamente. Io sono dell'idea che quando uno studia deve essere organizzato, bisogna sapersi organizzare lo studio. Per esempio, quando dicevo di curare bene il suono, io la mattina per anni e anni, adesso un po' meno, sono partito con la cura del suono e rompevo i coglioni a chiunque abitasse vicino a me con note lunghe, armonici, passaggi lenti di suono, proprio il suono, ok? E quindi questo lo dedicavo tantissimo. Detto questo, anche quando studiate le scale e gli arpeggi, bisogna cercare di diversificare il modo di studiare, perché se voi suonate tutti i giorni le scale allo stesso modo, gli arpeggi allo stesso modo, voi li fate sconcentrati dopo, perché non siete presenti, no? La consapevolezza si affievolisce, certo. Andate con la testa da un'altra parte. Quindi, se voi vi mettete sempre un piccolo disturbo, diciamo, in quello che fate, no? Ah, oggi le scale le faccio per quinte, oggi le faccio per semitono, oggi le faccio con l'intervallo di semitono tra il quarto e il quinto, tra il settimo e l'ottavo, oggi le faccio all'indietro, oggi le faccio piano, oggi le faccio fortissimo, cioè ogni giorno, capito? Metterci delle cose. Sei obbligato a stare concentrato, insomma. Esattamente, perché se no le fai come le fate ieri, altro ieri, tre giorni fa, a un certo punto dici, beh, lascio fare e pensi ad altro, no? E questo studio è inutile. Quindi questo mettersi sempre qualche bastone tra le ruote serve a tenersi vesti nello studio. Io penso quando studio, ovviamente, penso cosa devo fare, come organizzare, come fare, eccetera. Ma quando suono, una volta che ho imparato il brano, ma anche quando lo leggo a prima vista, che vedo le progressioni, comunque cerco sempre di mettersi delle cose che secondo me cantano. Quindi, tornando a noi, per lavorare su questa cosa qua bisogna essere molto in contatto con la propria pancia e con le proprie orecchie, no?
Quindi lavorate sull'orecchio, vi potete inventare gli esercizi tranquillamente, come ho detto io, no? Magari cominciate col sax, perché magari a volte cantare a freddo così può essere difficile, no? Ma prendiamo, non so, un pezzo più melodico, un pezzo che tutti conosciamo, no? Non so, In a Sentimental Mood, no? Lo conoscete tutti, giusto? È un pezzo di Duke Ellington molto semplice, no? Da 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 di de du ia. Bo do da. Da 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 di de du ia. Do 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 we lay out of siete sempre dentro qualcosa che funziona, capito? Cioè, siete coinvolti emotivamente, non è solo state leggendo qualcosa o avete memorizzato qualcosa e lo suonate, no? Poi chiaramente, quando avete fatto tanto di questa cosa, non serve più che tirate fuori il sax dalla bocca, potete farlo tutto col sax, no? Eccetera, eccetera. Ecco, per esempio, vi consiglio questi sassofonisti archetipi, proprio come Lester Young, come Ben Wells, consiglio di metterli su e di suonarsi dietro col sassofono, a orecchio, senza scrivere, perché tanto loro fanno delle cose talmente semplici e voi a furia di ascoltarle le imparate a orecchio, sviluppate anche questo tipo di approccio, ok? Io penso che essendo uno strumento che canta, no? Perché il sassofono è un cantante, il sassofonista è un cantante, ma anche il pianista, per me tutti gli strumenti in realtà sono cantanti, no? Poi devi avere la componente ritmica, armonica e melodica, ok? Però noi principalmente emettiamo melodie, canzoni, frasi, no? Che però se sono meccaniche, sì, sono fighe dal punto di vista della costruzione magari, no? Però dal punto di vista così della, come si dice, dell'effetto musicale, le trovo abbastanza inutili per quello che mi riguarda almeno, no? Ecco, quindi tornando a noi, è importante appunto riuscire ad esercitarsi, ad avere questo rapporto continuo, cioè sapere a un certo punto voi sentite un suono, andate al sax e lo beccate, capito? Quindi avvicinare questo rapporto qua, questa cosa qua, fare tantissimo esercizio con questa cosa. Per esempio, se avete un pianoforte a casa, no? Io ce l'ho qua, ma adesso sono distante, faccio finta di averlo, no? Schiaccio una nota, pa, po, pa, pa, ba, ba, bo, ba. Ah, scusa. Ba, 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 capito? Questa l'avevo sbagliata, no? Quindi, perché poi cerco di fare cose atonali, ovviamente, no? Se rimango sulla stessa scala, poi è ovvio che non sbaglio più. Quindi, quando poi arrivate ad avere una situazione sotto controllo, potete aumentare la difficoltà degli esercizi, no? Oh,
Un altro esercizio che potete fare se vi accompagnate con uno strumento armonico, altrimenti adesso ci sono mille basi su YouTube, avete visto, avete qualsiasi canzone, no? La potete prendere, la mettete su e voi cantate. Se voi suonate il pianoforte, il contrabbasso o la chitarra, vi accompagnate, no? Primo accordo. E poi lo suonate anche voi. Eccetera, eccetera. Capito come studiare, per esempio, uno standard, una melodia? No? Cominciate da quelle semplici, ovviamente, tipo quella che abbiamo preso prima. Vi fate domanda e risposta, lo imparate a cantare e poi lo suonate. Io vorrei fare una domanda invece. Prego, prego. Ci pensavo quando si parlava appunto di trascrizione, quindi di prendere una frase, che è una cosa che trovo vincente sicuramente, di portarla su tutte le tonalità, perché comunque si prende la cellula che ci piace. Sì. Io ho bisogno di trascrivere, per esempio, per capire, almeno in questa fase, per capire l'organizzazione sintattica anche di un solo. Quindi volevo capire da parte tua, cioè, che rapporto hai te con la visione, diciamo, un pochino più zoom out di un solo. Per esempio, immagina di avere due chorus, tre chorus, oppure magari è una domanda che non ti poni. Cioè, per evitare appunto, adesso la metto così, per esempio, di sprecare tutto in poche battute oppure in un unico chorus. Volevo capire come ti poni psicologicamente davanti a... ma tu parli di come... No, allora, scusa Francesco. Sì, di come ti poni psicologicamente per stare in piedi sintatticamente su un solo. Sintatticamente intendo dire per come gestisci frasi, periodi e quindi magari interi chorus. Se pensi ad una parabola che cresce, che poi riesci a sostenere, portare giù, oppure se invece non ti poni questo problema. No, io allora ti dico la verità, come adesso non me lo pongo assolutamente. Io so che ho una, quando faccio un solo, ho una storia da raccontare, ok? Quindi non la vedo dal punto di vista tecnico formale, ho una storia da raccontare e quando l'ho esaurita, per me finisce il solo. Ovviamente questa storia, se la racconto e ci sono altre persone che sono con me, che fanno parte di questa storia, io interagisco con loro, non sono un musicista che va dritto per la sua strada. Cioè, cambio molto il mio modo di suonare a seconda di con chi sto suonando. Se sto suonando con una ritmica rock e sento che è il momento di spingere, spingo. Se sto suonando con una ritmica più europea, romantica, cioè lo sfondo per me, ecco, questo è lo sfondo del solo. I protagonisti, in quel momento che faccio il solo, magari sono io il protagonista principale, però anche gli altri personaggi sono importanti per me. Non ho un solo di tipo egocentrico, per cui io faccio quel cazzo che voglio e voi mi venite dietro. Io, per me è così, però non so quanti chorus farò, a meno che non mi sia stato detto, tipo Big Band, qui hai un chorus a disposizione, allora in quel chorus lì cerco di raccontare quello che secondo me serve e uso ovviamente un altro tipo di organizzazione, no? Però ovviamente è istintiva, non è una cosa, no? Perché questa è improvvisazione, perché sennò l'improvvisazione deve essere improvvisazione. Io non posso sapere prima che cosa suonerò. Cioè, io non è che quando sto per cominciare una sola, lì c'è do minore, allora adesso farò do mi bemolle sol, poi ci metto la bemolle do mi sol lol. No, io non so cosa suono fino a che non soffio, capito? Però ripeto, io vengo da soli trascritti, da imitazione di stili, attenzione, cioè io ho fatto quella cosa lì, però poi a un certo punto ho capito che non era la cosa, io non mi sento uno stilista. E quindi sono andato oltre. Comunque ragazzi, io non so adesso che altri consigli posso darvi per sviluppare l'orecchio. Suonare delle note singole o cantare note singole e beccarle, suonarle sul pianoforte e beccarle, poi più avanzato suonare un accordo e trovare la scala, per esempio, oppure imparare un pezzo,
suonato, cantato, 4 e 4, 2 e 2, oppure imparare un pezzo accompagnandovi e cantando. Questi sono i consigli che do in generale. Poi, per quanto riguarda il solo, che vi ho già detto, che sia un chorus, che sia due, analizzatelo, guardate, trovate le armonie ovviamente, perché poi vi servono, ma isolate i passaggi che vi piacciono e lavorate quelli, capito? E però in maniera fantasiosa, non come sono, parlateli come sono, ma poi trovate delle soluzioni che sono vostre, così sviluppate uno stile personale, che secondo me è la cosa molto più interessante degli artisti, no? I grandi artisti hanno uno stile personale, sono uno diverso dall'altro e quindi sono riconoscibili. Ragazzi, per ricapitolare, ci sono due colonne io che ho intravisto, quella da Tersù, la colonna tecnico, scientifico e matematica, dove c'è dentro lo studio dello strumento, ovviamente c'è la tecnica che non deve essere per forza virtuosismo, attenzione, il virtuosismo è molto fine a se stesso, dove c'è la matematica, cioè l'armonia, capito? Sapere, è una questione di numeri analizzare l'armonia, poi ci vuole il gusto per usarla e allora da là si userà invece la parte istintiva, no? Quindi tutta la colonna della tecnica e la colonna istintiva andrebbero come, non so se riesco a farvi capire, messe insieme e poi aggrovigliate insieme, no? Dove però quello che comanda è l'istinto, la tecnica è a servizio di questa cosa qua, no? Quindi secondo me, ovviamente, io la vedo così da lontano, si mette lontano a guardare quello che secondo me trovo che serve, quindi avere queste due cose qua molto coltivate e una a servizio dell'altra, l'istinto è quello che poi sceglierà, perché chiaramente, ma non solo nell'improvvisazione, anche quando uno interpreta un brano, voglio dire, che fa le note più o meno scritte, però è, scegli come interpretarlo, quindi ci metti del sentimento e lì non è la tecnica, lì è proprio è il sentimento, quindi il canto che esce, no? Quando voi suonate una balla, soprattutto come abbiamo visto prima, lì è cantare, no? A noi si può dire che al sax come al cane gli manca solo la parola, diciamo, no? Nel senso che, cioè, tu devi cantare anche se non ci sono le parole, però se riesci a emozionare qualcuno è come il cane, con gli manca solo la parola. Per me è un esempio stupido, ma è la stessa cosa, capite? No? Per cui, quando organizzate lo studio, tirate su entrambe le colonne, ok? Io so che l'altra colonna è piena di esempi, perché è una colonna dove ci sono stati scritti metodi, dove ci sono lezioni, corsi da tutte le parti. Questa colonna invece, l'altra colonna è molto più personale invece, no? Per cui è molto più difficile da anche da gestire, da organizzare nello studio, perché uno dice vabbè, prendo la lezione scritta, prendo la base, prendo, no, le cose già pronte e me le faccio, però sono cose che non lasciano molto. Per esempio, se voi dovete imparare un brano, no, io parlo di cose semplici adesso, cioè scriverlo e impararlo da sé a orecchio così, o metterlo giù poi scritto a matita e leggerlo nella parte, è una cosa. Una è molto difficile, però è una cosa che ti lascerà il brano a memoria nel tuo repertorio per sempre. Leggerlo invece è molto più difficile poi da memorizzare, perché tu lo leggi, poi ti stacchi e non ti ricordi, almeno a me succede così, a meno che non mi concentro veramente, però non è facile, non so se mi sono spiegato. Quindi queste due colonne qua da tirar su contemporaneamente, da vinghiarle poi, sarebbe proprio quello che io trovo la cosa importante da fare per trovare anche una propria personalità nello studio, ecco. Quello che dici è importante, no? Quindi la ricerca dell'intervallo, della nota che viene fatta, così. Però mi aggancio al discorso, al primo intervento di Gianni De Nitto, no? Cioè, su quale deve essere il requisito diciamo, no? Per l'inizio, cioè il suono. Sì. E qui non è solo un discorso anche di catturare la nota, ma anche farla con un certo tipo di suono. Sì. No? E quindi, diciamo, c'è l'altro aspetto che non, per motivi di tempo non abbiamo, diciamo, sviluppato, che è quello, diciamo, la ricerca del proprio suono personale. Sì. Se vuoi ne parliamo un attimo prima di salutarti, perché io questa cosa qua l'ho data per scontata, anche se è un argomento molto difficile ovviamente, ma perché
su queste cose qua ci sono dei maestri che sono molto più bravi di me sicuramente a insegnarlo, no? Quindi, e poi comunque le tecniche, insomma, le conosciamo tutti. Ci sono diverse impostazioni, no? Nello strumento. C'è chi suona classico, che suona così, c'è chi suona jazz, che suona tenendo i denti sopra e qua sta morbido e quindi segue tutte le note con questo movimento. Io uso quella tecnica lì, per esempio. Col clarinetto no, col clarinetto sto dritto perché, avendo fatto musica classica, ho quella impostazione. Col sassofono invece ho un'impostazione completamente diversa e sono talmente abituato che non mi dà fastidio cambiare continuamente, no? Però lo studio del suono, poi ci sono esercizi che tu li sai perché ne abbiamo già parlato anche personalmente, che sono le note lunghe, gli armonici, no? Ma anche lì, armonici, note lunghe, suoni lunghi con le dinamiche diverse, eccetera. Anche lì bisogna essere bravi a essere concentrati quando si studia. Per esempio, le note lunghe uno le fa e le fa perché le devo fare, come non so, una cosa che uno è obbligato a fare, però non vede l'ora di sbolognarsele. È vero che è così o no? Ditemi la verità. È così per tutti. Cioè, invece anche lì, io ero così anch'io al conservatorio, io non ho mai fatto le note lunghe, e infatti avevo un suono, il mio insegnante diceva fai le note lunghe, sì, e non le facevo mai perché manco studiavo, perché non avevo ancora la passione, suonavo istintivamente con un suono così. Quando ho capito l'importanza di questa cosa qua, mi sono messo lì a fare le note lunghe e mi divertivo a farle, ma anche le note lunghe, per non rompermi le palle a farle nello stesso modo, ogni giorno cambiavo. Un giorno dicevo che oggi le faccio tutte piano, poi le faccio mezzo piano, poi fortissimo, poi faccio con i crescendi e decrescendi. Cioè anche lì cercavo di cambiare per tenermi sempre desto, capito? Quindi ho un quaderno, come le ho fatte? Le faccio così, domani le faccio colà. È bello anche scriversi le cose, perché poi anche il fatto di vedere cosa hai fatto, cosa hai scritto, ti resta poi nella memoria, perché c'è anche una memoria visiva, no? Quindi questo dicevo io per organizzarsi lo studio, no? Ho un'ora di tempo, voglio curare il suono, i primi 20 minuti faccio solo note lunghe e armonici, però non li faccio nella stessa maniera, perché anche gli armonici si possono fare, e tu lo sai perché ne abbiamo parlato, mi ricordo, si possono fare in modi diversi, capito? Per esempio, faccio un esempio, Questo esula dal discorso di prima della masterclass, però è molto importante e Roy ha fatto bene. Per esempio, gli armonici sono questa cosa qua. E avanti avanti si va su continuamente, no? Io adesso questi qua non li ho fatti stringendo, perché stringendo uno li fa semplicemente. Cerco di usare la mia tecnica, quella di stare molto morbido e di stringere piano piano mentre vado su, perché devo creare anche la situazione acustica che mi serve per avere un suono del genere, perché sapete che le note hanno una cassa armonica, più vanno su e più la cassa armonica è piccola, più vanno giù più sarà, quindi io più scendo e più abbasso qua e do spazio, ok? Come i tamburi, più sono grossi e più la nota è bassa. E la stessa cosa succede qua, nella mia tecnica ovviamente, se siete col labbro dentro cambia tutto, io una tecnica che non uso, quindi non mi ci metto lì. Invece io ogni nota la preparo alla sua cassa armonica, capite? Quindi quando faccio gli armonici stringo il necessario, non sono lì che faccio... Capito così? Perché così ti escono tutti gli armonici, ma non c'è il risuono del diaframma, che è il motore principale, ok? Poi gli armonici li posso fare così, come ho fatto, sempre lunghi, lentamente, no? Oppure li posso prendere direttamente dalle note. Addirittura posso fare delle melodie con gli armonici. Sono tutti armonici questi qua. Quando poi uno ha, cioè ci sono tanti modi di studiare, più uno sviluppa e più state su queste cose qua e più il suono diventa personale e bello. E poi c'è un'altra cosa da dire sulle influenze. Per esempio, voi per un periodo siete, io parlo delle mie cose, io sono partito con Michael Brecker e cercavo di suonare, quindi aprivo la gola, poi ho scoperto Sonny Rollins e cercavo di imitare Sonny Rollins, poi ho scoperto Coltrane, eccetera. Ho avuto i miei miti anch'io, no? E ce li ho ancora ed è bello, no?
comunque si cresce imitando e prendendo poi, no? Sia nel suono che nel... E quindi cerchi sempre di imitare quel suono lì e poi alla fine cerchi una tua sintesi che, fa, che ha anche il tuo, perché il tuo corpo ha un suono unico, no? Come noi abbiamo una voce, ognuno ha la sua voce, no? Io ho questa voce, voi avete quell'altra, eccetera. Anche il nostro suono del sassofono è un insieme di esperienze, quindi di musicisti che abbiamo ascoltato, eccetera, insieme a una sintesi della nostra voce, quindi del risuono del nostro corpo, capito? Quindi il suono è una cosa che va curata e studiata tantissimo. Io vi assicuro che per anni facevo gli armonici tutti i giorni e le note lunghe, quando mi sono appassionato, non quando andavo al conservatorio che non riuscivo a farle perché mi stufavo, no? Avevo voglia di fare altre cose, di suonare un po' più alla cazzo, diciamo, no? Invece quando mi sono concentrato sullo studio gli ho dato tantissima importanza a questa cosa qua, perché poi è bello quando ti senti dire: ah, che bel suono che hai, cazzo, sì, grazie, è una cosa, è la prima soddisfazione che uno riceve, è quella, perché poi alla fine io col treno questi qua li riconosco dal suono subito, poi dallo stile, ma la prima cosa, anche se sento una nota, dei sassofonisti che ho studiato li becco subito. Perché? Perché è il suono, la pasta, quella roba lì, l'anima, no? E tu parlavi dell'uso della mandibola. Sì. No, ecco. Infatti, quella volta lì che siamo visti, io poi a casa mi sono visto un po' di filmati, ho notato sassofonisti tipo Dexter Gordon, quando suonano c'è un grande uso della mandibola. Certo, non no? Solo lui, Stanghetti. Non solo lui, anche se poi, non so, leggendo invece, non so, su David Liebman, no? Il suo libricino Come sviluppare il suono personale, diceva invece di tenere la mandibola ferma e di lavorare con la gola, no? Però mi piace più il discorso invece alla testa di Gordon, quello che tu avevi, insomma, mi avevi indicato, ecco, no? E mi avevi anche diciamo, consigliato di fare un esercizio. No, se volete lo faccio per tutti, così esatto, ecco, no? Quello di fare so, do diesis, do naturale, sì, magari a scendere esatto, no? Quindi scendere, non so, da do diesis andare, non so, a un si bemolle, non so, Lo faccio subito, guarda, tanto quelli che mi hanno già fatto, che hanno già fatto i seminari con me, lo conoscono. Comunque è un esercizio brutto da ascoltare che però aiuta molto, e questo io l'ho sentito spiegare da tantissimi americani con i quali ho studiato, ho fatto seminari, eccetera. Questo è uno degli esercizi più importanti per riuscire. Addirittura vi racconto questa: la prima volta che sono stato 2 giorni con Lee Konitz, che è un musicista che amo perché ha un suono e uno stile molto personale, lui la prima cosa che mi ha detto è molto importante to mold, mi ha detto, cioè essere... smollare qua, seguire, l'ha detto lui, io non gli avevo chiesto niente, no? Lui, sai, è molto importante to mold, mi ha detto, infatti lui lo fa, no? Quindi per to mold proprio bisogna fare, sembra facile ma non è facile, ok? Quindi stare molto rilassati, guardate. Io respiro così anche, ho questa tecnica qua, ma non è quella obbligatoria ovviamente, io uso questa, no? Che sto appoggiato qua e faccio questo, quindi... Giusto, è importante farlo su queste prime 3-4 note, perché poi diventa una cosa impossibile. Ecco, questo è un esercizio che aiuta molto a capire il rapporto di questo stare sempre rilassati, no? E di seguire anche nota per nota più o meno. Quindi il suono sicuramente va curato tantissimo, perché è la parte, è come se io sono un cantante devo tirar fuori la voce, quindi è la stessa cosa con lo strumento. E poi tutto il resto, la parte tecnica, scientifica, matematica, sappiamo, quella si trova ovunque. Grazie.